Devo giudicare il risultato o la prestazione? La prestazione. Prestazione per come siamo messi in questo momento, considerato tutto, è stata una buona prestazione, solo che purtroppo gli episodi cambiano le partite, perché abbiamo attaccato per mezz'ora, abbiamo creato, avevamo in mano il gioco, poi un rilancio lungo, abbiamo fatto un'ingenuità, che ultimamente ne facciamo un po' troppe e abbiamo preso gol. Poi, oltre alle difficoltà che abbiamo noi, l'avversario, anche l'arbitro non ci dà i rigori e diventa duro. In questo momento è così. Anche oggi c'era un rigore clamoroso. Nel secondo tempo siamo calati perché stiamo giocando di continuo, i cambi non hanno portato i frutti che pensavo potessero portare e poi era più facile per loro perché la partita la stavano vincendo loro e noi questi limiti un po' li abbiamo, nel senso che facciamo fatica a recuperare le partite. Anche se, ripeto, gli episodi nel calcio fanno la differenza. Era stanco, rischiava di farsi male, perché sta giocando... Non aveva più. Poi domenica rigiochiamo, mercoledì rigiochiamo, domenica rigiochiamo e non è che abbiamo... Quindi dobbiamo gestire anche queste cose qui. Poi Pozzebon mi sembra sia entrato bene, poi però è un momento che ci gira così. Dobbiamo resettare. Hanno bisogno di tranquillità sti ragazzi, di liberare un po' la testa, perché ogni episodio contro sembra che ci caschi il mondo addosso. Quindi. Poi nelle ultime due partite sono episodi abbastanza non dovuti a errori clamorosi nostri, e a errori dell'arbitro, quindi diventa difficile... Questo è quello che hai visto te, ma nel primo tempo siamo arrivati a calciare dentro l'area di rigore, non abbiamo calciato ma siamo arrivati dentro... Se non c'è l'uomo, gli uomini c'erano, ma 10-10... Se non posso giocare con quattro attaccanti... Non ha funzionato. L'altra con la Correggese ho fatto bene, questa volta non è andata bene però. Sì, abbiamo tante partite, abbiamo gli infortuni, la squadra non è al completo e le paghiamo, le stiamo pagando questa cosa. Dovremmo avere un po' più, tra virgolette, cattiveria agonistica, cosa, però in questa squadra non c'è ancora, non c'è, quindi e non è che quella la vai a comprare. Possono effettivamente, secondo me, collocare sia fuori di
Secondo me, noi in questo momento, se non anche se recuperiamo tutti gli uomini, ormai cominciamo a essere, anche perché poi devono andare in condizione, quindi non c'è il tempo. Giochiamo di continuo, quindi non abbiamo il tempo. In questo momento, con le difficoltà che abbiamo, possiamo solo arrivare a fare un campionato metà classifica. Non so, poi, non so la posizione, ma non è che possiamo ambire. Purtroppo, senza Torto, Ribiasiol, le ultime due partite senza Sabato. E ripeto, giochi anche bene, fai degli errori e gli arbitri non ti danno quello che ti devono dare. Cioè, tra virgolette, la sorte non è dalla nostra parte, quindi facciamo fatica. Il Rimini non lo so, non credo possa, non so, possa ambire a, non so, vincere il campionato, non di sicuro in questo momento, non credo. Poi nel calcio non si sa mai, però se uno cerca di essere realista, la situazione è questa, non è che, ma la vedete anche voi, cioè non è che, anche perché quelle davanti corrono, quindi anche se è un campionato strano, perché cioè, il Querceta vince a Rimini e poi perde col Ghivizzano in casa, cioè non è che capita solo a noi, capita un po' a tutti. Le uniche, l'uniche due squadre secondo me che hanno qualcosa in più sono la Lianese e il Fiorenzuola. Sono le due squadre che sono più continue, che hanno meno scossoni. Le altre sono troppo instabili, diciamo. E quindi questo è un campionato che o giochi per vincere o giochi per salvarti. Perché poi altri discorsi non contano poco. Cioè non è che puoi avere altri obiettivi, quindi bisognerà programmare e cercare di fare il meglio che si può. Quindi, per poi il prossimo anno la società valutare i giocatori, tutto dove ci sono i problemi, dove non ci sono. Secondo me deve servire per questo discorso qui. È inutile in questo momento fare altri discorsi. Nella partita, con i giocatori che avevo, ho cercato di mettere in campo quelli che, l'unico dubbio che avevo era di far giocare Pozzebon, però non potevo giocare con Gasperoni, Pozzebon, Ferrari, Gigliotti, e quindi per dare un po' più di equilibrio alla squadra ho cercato di alternare Pozzebon e Ferrari, questi giocatori qui. Poi non pensavo di prendere un gol così, e non pensavo che la partita, io penso sempre che la partita sia a nostro favore. E il concetto è che purtroppo questo è un campionato, non so se l'avete notato, però io l'ho notato, che meno giochi a calcio è meglio è. Perché secondo me se uno guarda la partita, oggi la partita l'abbiamo fatta noi. Il Rimini si è difeso e è ripartito. Il gol è stato fatto su una ripartenza, tutte le occasioni sono state fatte su ripartenze, e tutte le domeniche è così. Quindi noi, o stiamo tutti dietro noi e stanno tutti dietro gli altri, cioè noi abbiamo provato a giocare, a fare la partita. E quello purtroppo in questo momento, essendo un po' stanchi, avendo questi problemi, avendo un po' di pressione e cosa, e poi, ripeto, gli episodi ci vanno anche contro, dobbiamo rivedere, secondo me, questo discorso qui, dobbiamo giocare forse diversamente, però ci vogliono anche le caratteristiche, i giocatori con caratteristiche, ci vuole anche una mentalità per giocare. Io non so che partita avete visto, però la prima mezz'ora io non pensavo di poter prendere gol, non so, anche perché loro buttavano via la palla, non è che era, non lo so. Ah sì,
Che cerca... Ah sì, ma non è che era una ripartenza costruita. Mi dite De Gori che parate ha fatto il primo tempo? Allora, cioè io, allora, aspetta Gastone, o analizziamo la prestazione o analizziamo il risultato, perché se analizzi il risultato c'hai ragione te, se analizziamo la prestazione possiamo parlare, se no non possiamo parlare. Il secondo tempo, se te, se ti prendi, se riprendi una fanno un tiro in porta, prendi il gol, c'hai un rigore a tuo favore, non te lo danno, con dei ragazzi giovani, in un momento così è anche difficile per uno che ha giocato a calcio reagire e rifare sempre e ricreare occasioni, perché noi le occasioni le dobbiamo creare. Loro non hanno creato le occasioni, non hanno fatto fatica a far gol. Noi dobbiamo portare 5 uomini tutte le volte e molte volte non facciamo gol. Domenica a Seravezza è stato uguale, abbiamo avuto 4 palle gol, abbiamo fatto 2 gol e non ci hanno dato 2 rigori. Purtroppo questo è un campionato così, poi perdi e c'hai ragione te. Quindi, cioè, vi ho detto, analizziamo la prestazione o analizziamo il risultato? Se analizziamo il risultato io non ho... cioè, perdiamo. Però non è che perdiamo perché gli altri sono più forti, perché ci mettono sotto, perché ci tengono lì e ci fanno gol. Non mi risulta. E questo è un campionato così, perché se no non si spiega quello che ho detto prima, che il Querceta va a Rimini, vince 2-1 e perde in casa con il Ghivizzano. Oppure quello che è successo, che il Corticella vince ad Agliana o la Marignanese, se non gli dà rigore fa 0-0 con l'Aglianese. Questo è un campionato così, paga a far così. Solo che non è che queste cose lo dici e lo fai, nascono. Cioè nascono nel senso, se tu giochi con una squadra che ti attacca, ti difendi. Se loro non attaccavano, attaccavo io. E poi se attacchi te... possono rinviare una palla, l'arbitro non ti fischia fallo su sabato e fanno gol. Era fallo su sabato, poteva fischiarlo. Però se non lo so, dimmelo te. Se fischia un fallo così, non mi sembra scandaloso. Allora, questa è la partita. Poi se vogliamo andare a trovare altre cose, vabbè, quello fa parte del vostro lavoro, per carità. Dopo sì, nel secondo tempo sulle ripartenze abbiamo fatto, cioè non siamo stati bravi perché stavamo perdendo, perché dovevamo recuperare la partita, perché mentalmente lì abbiamo pagato il discorso. Però se la partita rimane in equilibrio sullo 0-0, la partita non lo so, se ci dà il rigore che finisce 1-1 il primo tempo, non andiamo allo sbaraglio per cercare di far gol, portare tanti giocatori, cioè magari le partite cambiano. Certo, te l'ho detto, cioè, però perdi e un problema c'è, perché se tutte le volte ti buttano la palla là davanti e prendi gol, l'errore lo facciamo. No, facile no, assolutamente no. No, assolutamente non facile. Per noi era, sapevamo che era tutto complicato per mille motivi e ovviamente una complicazione in più era data da dover affrontare il Forlì. Noi dovevamo fare una gara di sacrificio e l'abbiamo fatta. Una gara di attesa e di sacrificio, non potevamo fare altro in questo momento. Noi stiamo attraversando un periodo particolare e quindi non dovevamo assolutamente farci distrarre o farci condizionare dal minimo errore. Per non commettere errori devi essere compatto e devi aspettare. La partita l'avevamo dovuta preparare così per tante cose, tanti motivi, l'abbiamo sbloccata e l'abbiamo continuata ad affrontare così. Non potevamo permetterci altro modo, poi le occasioni le abbiamo avute come dice il mister, non erano occasioni costruite, però le abbiamo avute, quindi è relativo il fatto se le ho costruite o meno, quindi non mi interessa, nel senso che se avessimo fatto 2 o 3 gol, le occasioni le avevamo create, come le avevamo create non mi interessava, insomma, fondamentalmente.
Ma sicuramente la partita con il Forlì, il derby in modo particolare, ci ha alzato l'asticella dell'attenzione. Sapevamo che non potevamo più sbagliare noi. E quindi questa attenzione fortunatamente non si è trasformata in paura, mi è rimasta solo attenzione. E non dico che abbiamo controllato la gara facilmente, perché direi una bugia, però l'abbiamo controllata bene, soffrendo e sacrificandoci tutti. Questo era il primo punto su cui battere, e l'abbiamo portata a casa da squadra, insomma, di... Sì. Sì, assolutamente sì, ma siamo stati determinati, esatto, su ogni cosa che facevamo eravamo presenti su quello che facevamo, non facevamo cose tanto per farle, eravamo presenti, sapevamo che c'era da soffrire, c'era da difendersi in un certo modo e l'abbiamo fatto senza perdere mai la testa, e questo è stato secondo me il punto fondamentale di questa partita. Sì, tante volte è capitato a noi, perché anche domenica scorsa noi in casa abbiamo, non dico fatto la partita, diciamo fatto la partita, però abbiamo sofferto. Non sta bene, dobbiamo recuperarlo fisicamente più che altro modo. Non sta bene, l'ho dovuto tenere fermo, e quando è entrato anche non stava bene. Ora dobbiamo recuperare un po' di acciacchi, speriamo di farlo il prima possibile. Sì, vale, potrei dire vale tanto, e potrei dire che non abbiamo fatto nulla, no? Vale tanto perché secondo me i ragazzi oggi hanno trovato lo spirito di sacrificio giusto. Nel senso che non ci stavano oggi a soffrire, a perdere anche un minimo contrasto, non ci stavano. E questa è stata la cosa più importante. A fine gara ho visto una squadra compatta e ovviamente felice per la vittoria, però anche consapevole di come l'ha portata a casa. No, no, che cene, sono loro che la devono offrire a me. Però forse pensando il fatto che dovrei fare una pratica completamente diversa rispetto a quelle che ultimamente hanno visto Remi naufragare con tutto il suo, cioè non dover per forza essere più che come il gioco, che gestisci mai il gioco. Ma in realtà cioè, a noi in questa stagione è mancato proprio questo, no? Essere consapevoli di difenderci in un certo modo e prendendo in considerazione anche l'ipotesi di dover soffrire, perché ci mancherebbe altro che uno non possa soffrire nell'arco di 90 minuti, anche 20, 30 minuti, un tempo. Nessuno ha mai detto che noi ogni partita bisogna ammazzare l'avversario, in questo momento non ne abbiamo la forza. E a maggior ragione quindi dobbiamo ragionare al contrario, quindi lasciare magari più spazio agli avversari della manovra e concentrarci sulle ripartenze. Oggi la fase difensiva l'abbiamo fatta bene tutti, perché l'abbiamo fatta tutti. Abbiamo chiesto tantissimo sacrificio alle punte, e tu quando chiedi sacrificio alle punte, le punte anche borbottando si mettono a disposizione, vuol dire che quello è un segnale importante. Da lì poi ognuno mette quel qualcosa in più, ma viene in modo naturale, non perché prima non ci fosse, no? Perché oggi i ragazzi si sono resi conto che non sono quelli che visti finora, nel senso che con tante difficoltà, con tanta confusione, con tanti casini ci sono, però non siamo questi.
e i ragazzi devono dimostrare questo, che non sono quelli visti magari fino a domenica scorsa, magari sono quelli di oggi, ma con ampi margini di miglioramento. Ma questa squadra deve assolutamente migliorare, perché altrimenti, se noi ci accontentiamo di questa partita, che è stata una partita sofferta, se noi pensiamo che da qui alla fine dobbiamo soffrire tutte in questo modo, anche se poi alla fine dei conti le occasioni del Forlì non sono state tantissime, ma tu hai fatto una gara di sofferenza fondamentalmente, e se pensiamo di fare 18 gare di sofferenza così, alla fine magari una volta la vinci, una volta la perdi, una volta la pareggi, non hai, no, un indirizzo preciso, che è quello che vogliamo dare noi. Vogliamo essere comunque presenti a ogni gara. Oggi siamo riusciti a fare determinate cose perché siamo stati sempre corti, siamo stati sempre squadra, i reparti non si sono mai allungati. È chiaro che magari il reparto che ogni tanto si allungava era l'attacco, ma anche perché è normale che sia così, insomma, gli chiediamo di attaccare alla profondità e poi gli chiediamo di accorciare le distanze. Io già sono uno che non chiede tanto sacrificio agli attaccanti, però oggi gliel'ho dovuto chiedere e glielo chiederò da ora fino alla fine, nel senso che questa, a mio avviso, è stata quel qualcosa in più. Siamo stati sempre corti e quindi siamo riusciti a essere aggressivi, siamo riusciti a coprire le traiettorie di passaggio. Sì, sì. Certo. Questo riesce a farlo solamente se riesce a tenere una squadra corta. Domenica scorsa, se prendiamo se analizziamo la partita di domenica scorsa, eravamo sempre lunghi. Vedi, esatto, Conte lo fa, non vedo perché non lo posso fare io. Sì, è una vittoria fondamentale, ci serviva, a parte per il discorso classifica, punti, eccetera, eccetera, questo momento serviva anche dal punto di vista mentale per ritornare, ecco, a darci un pochino più sicurezze, che in questo momento, visto venendo da una sconfitta, rischiavi, ecco, di potertele trascinare. Invece credo che la squadra abbia reagito in modo ottimale e niente, questo era importante, portare a casa prima di tutto i tre punti e anche, credo, una buona prestazione. Ma io credo che quando si vincono le partite, quando non subisci gol, quando rischi poco, credo che il merito sia non solo dei difensori o il portiere, ma credo che si parta dagli attaccanti, quando loro riescono a dare una mano, a sacrificarsi, a lottare per la squadra. Quello è il primo passo per riuscire a fare un'ottima fase difensiva. È normale che magari in un momento difficile un giocatore che comincia ad avere i suoi anni cerca di dare una mano, no? Anche ai compagni più giovani, perché comunque il centrocampo di oggi, io pari, Lugnan, è un po' atipico e ci dovevamo dare una mano, quindi credo che possiamo fare meglio, ma siamo stati bravi a sacrificarci, a cercare di essere concreti, perché alla fine il mister ci aveva chiesto di essere concreti in quello che facevamo e ci abbiamo provato. Secondo me abbiamo fatto una buona partita, poi è normale che ce la dobbiamo dimenticare in fretta, perché fra tre giorni si gioca, poi si rigioca e spero che questa vittoria ci dia morale e entusiasmo per uscire da un momento difficile e dove per un certo momento non è stato facile giocare, ecco. Ma oggi, sinceramente, è quello che ho notato, io queste cose non le segno, e rispetto al passato, passato avete tentato, vinto, l'unico gol, no, contro uno, e buon
io credo che magari la partita di oggi è una partita dove sei in emergenza e tanti giocatori fuori. E io mi sono allenato 3 giorni con la squadra, dopo 15 giorni che ero a curarmi, che avevo avuto un'infiammazione al ginocchio. Questo momento, in un momento del genere, secondo me la partita anche per la classifica, per il periodo, andava affrontata con coraggio e di conseguenza magari avere dei giocatori più offensivi in mezzo al campo ti ha portato a ricercare di andare in avanti e siamo stati bravi perché è meglio sbagliare in avanti che sbagliare indietro. Ecco. Spero e mi auguro molto che sia una vittoria molto pesante, perché nell'ultimo periodo c'era un po' di cupola nera, no? Attorno alla squadra per tutto quello che è successo, e spero che questa vittoria faccia sì che non si torni più a parlare di quello che è stato, di come poteva andare, di come è stata gestita, perché sono cose che non fanno bene alla squadra. E spero che questa vittoria ci porti solo a pensare al campo, a fare meglio, a migliorare, a cercare di recuperare quei ragazzi che in questo momento sono fuori, perché c'è bisogno di tutti e di chiudere bene questa stagione, di salvare il salvabile, perché arrivati a questo punto bisogna riprendere credibilità. Non mi piace parlare del passato, perché comunque è passato. Io penso alla vittoria di oggi, che è arrivata meritatamente, una vittoria voluta, una vittoria che ci dà molto morale, spero. Come ha detto il mio compagno, deve essere una vittoria pesante per tutti, per la società, per lo staff, per i tifosi. Deve dare morale a tutti questa vittoria. L'abbiamo voluta fortemente ed è arrivata. Quindi sono contento, dai. Sono d'accordissimo con te, noi abbiamo vissuto un momento non bello, tutti lo sappiamo questo, però bisogna sempre pensare al presente e al futuro, perché noi abbiamo, compreso me, abbiamo incominciato a pensare al passato, cosa succedeva, cosa non succedeva, ma non va bene così. Difatti adesso io ho resettato tutto già dagli ultimi allenamenti e vedo che anche la squadra in cui gioco, nel senso i miei compagni, la pensano come me, perché comunque ne abbiamo parlato e tutto, quindi siamo molto contenti di questa vittoria. Ho visto i ragazzi esultare come se avessimo vinto la Champions League, quindi queste sono cose che danno fiducia, danno morale, danno gioia. E io sono molto contento, vedere loro contenti, io sono contento. Chiaramente poi insomma, ci guarda qualcuno che passa a guardare, spesso Sì, è così. Ripeto, io gioco, se i miei compagni mi servono è il mio lavoro far gol, e se lo faccio sono la persona, penso, più contenta del mondo. Però l'importante per me, soprattutto in questo caso, era vincere. Poi è arrivato il mio gol, sono contentissimo, sono molto contento, però l'importante oggi era vincere, portare 3 punti a casa e scappare anche. Portare 3 punti a casa e andare via, perché tra 3 giorni c'è un'altra partita, quindi testa la prossima partita e bisogna andare a prendere i 3 punti anche là, non c'è da guardare nessuno in faccia. E gli ho dato io la palla ad Arlotti, che gli ha dato un calcio da dietro. Sulla palla che gli ho servito io, Arlotti gli ha tirato un calcio, abbiamo protestato, ma l'arbitro ha deciso di non dare il rigore, ha dato calcio d'angolo. Sono scelte che le accettiamo. Sì, non ho visto il rigore che loro recriminavano, però non l'ho visto, quindi non posso commentare. Quindi. Hai avuto invece una occasione per il raddoppio con quella mezza rovesciata che stava? Sì, nel senso, sono andato, ho fatto un bel movimento, e non ero in fuori gioco, ho provato a darci di piatto, proprio andarci, non dargli forza alla palla. E invece l'ho presa troppo bene, dovevo prendere un po' male per andare dentro, secondo me. Invece è stato proprio un impatto
troppo, non so come dire, presa troppo bene, se no andava dentro.